È bello vedere che anche se io ho settato la risoluzione, queste due barre nere laterali persistono prepotenti nella mia esistenza. Veramente è un tocco di classe. Un saluto a tutti, ragazzi, da Messi91. Siamo su Nietzsche, Nike, non ne ho idea. A Genetics Survival Game, un titolo che mi è stato inviato dagli sviluppatori con un'email alquanto particolare, nel quanto mi hanno scritto: "Ehi, abbiamo visto che sei interessata ai giochi di ruolo. Tieni, prova il nostro nuovo titolo in uscita la prossima settimana. Facci un video se ti va." Però a quanto pare è un survival, non è un gioco di ruolo. Cioè, è un survival basato a turni, ok, però è un survival tipo Minecraft, da quello che ho capito. Con un branco, io dovrò costruire il mio branco di animali e dovrò creare questo branco e farlo sopravvivere. Però non vedo il GDR in tutto ciò. Quanto ci stiamo mettendo, gioco, a creare cose? Ah, vedi? Hanno messo anche il letterbox, giustamente, perché non era già troppo piccolo lo schermo. Così sembra di vedere una televisione degli anni 80, tipo. Cosa sono, tigri? Un condor! No, non sono tigri. Questo sembra un falco, un'aquila, forse un'aquila, boh. Quella non è assolutamente una tigre preistorica. Un falco? E sei furbo tu! No, ma poverino, dai, oh! Cucciolo lui, è tutto da solo! Dai! Oh, povero! Mi aspettavo un impatto grafico diverso. Aia, quello ha fatto male. Guardati intorno e vedi se è tutto a posto. È tutto a posto. A parte la mia testa che ogni tanto si incarta e fa un 360. Però è tutto a posto, sto alla grande. Vedi se puoi camminare. Clicca su Adam. Lui è Adam, ok? E muoviti. È stata una lunga giornata. È ora di dormire. Barra spaziatrice. Bar, ok. Sono raddoppiato nella notte, cosa è successo? Ok, esploriamo. Cibo. Cibo. Bastoncini e armature. Perché una tigre se ne va in giro con delle armature? È una ottima domanda. Questo cos'è? Occhi chiusi? Orecchi. Ah! I sensi del ragno! Vedo! Annuso! Ascolto! Vedi? I sensi del ragno. Va bene, no, vedo, grazie. Sto bene col bianco e nero, mi fa un po' schifo. Genetics. Adam. Basta. C'è solo lui. Non ha una famiglia lui alle spalle, no, è un maschio però. Ah, Red Fur, scusate, pelo. Perché ho letto Fury? Pelliccia. Black. Ah, questa è la genetica del mio personaggio. Dove cacchio ce le avrei io le horns? Io non le vedo le. Horns non dovrebbe essere tipo. Non mi viene la parola in italiano, porca miseria. Le corna? Ma io non ce le ho le corna. Sta mentendo questo albero genealogico. Quindi adesso il mio scopo è trovare altri animali e fare cose con gli animali. Hai sentito questo suono? Aspetta. No, non ho sentito nessun suono io. Ah, ora lo sento, vedi? Cos'è? Che cosa è? 5 cibo per farla entrare nella tua tribù. Vediamola a colori perché in bianco e nero. Ah. E lei ha le corna, vedi? Eve. Lei ha le co. Ah, così? Pronti via, senza neanche. Sa piacere, lui è Adam. Piacere. Dopo, ma va bene uguale. E quindi è già incinta, e vedi? Va bene. Niente, che devo fare? Eve è pregnant, ok. Ha bisogno di un nido per dare alla luce il piccolo coso che ha appena cosato. Ah, ok. Ho finito i bastoncini, vedi? Ci devo stare una notte. Lui ha già dato perché lui ha impregnantato la signorina. Ho sbagliato tasto. E la miseria è già nato? Cos'è sto scricciolino? Nuduk! Ciao scricciolino! Sei bellissimo! Signora mamma?
Destroy the nest to regain the material. Sì, facciamolo. Ma erano 10, me ne ha dati solo 7. C'è un coniglio. Non lo posso. Lo attacchi, signorina mamma. Lo attacchi prepotente. Brava. Vedi? Lei non sa raccogliere le bacche, però è potentissima quando tira le slap alla gente. Ah, vedi? Vedi? Il crab, il granchio, non può essere attaccato from behind, vedi? Perché lui è uno furbo e si protegge da dietro. Ho sbagliato tasto, vedi? Ma niente, gente, io direi che possiamo anche andarci da st'isola. Cioè, non c'è un tubo qua. Mi ha spaventato un pelo quel messaggio. Ah, ok, quindi per portar... Madò, è stato orribile, non fatelo mai più. Per portarmeli tutti devo farmi seguire, a quanto pare. Ma... scusate, è suo figlio. Farò finta di non aver visto quello che ho appena visto. Ah, ma è comune, 8 per tutti, quindi? Cioè, se io faccio mangiare lui... è il branco che ha 8? Vedi? Ok, allora non devo stare a fare distinzioni di cibo. Scavi, signo. Attacca. E niente, è andata via. La talpa? Scusa? Che ti vuoi unire? Fatti vedere però cosa sei. Cosa diavolo sei tu? Cosa diavolo sei tu? Sei bruttissimo. E sei piccolo perché hai solo 2... Oh no, credo di aver capito come fanno ad invecchiare. Secondo me, quando si accende la terza luce, questo poi muore. E allora... dai. E allora dai. Forse mi sono sbagliata. La signorina bianca dov'è finita? È morta? No, è morta! Perché è morta? Non avevo abbastanza cibo, forse? Può essere? Ma quella era incinta, poverini! Ma questo non è un videogioco, questo è un cartone animato della Disney, cos'è? Tipo Bambi. Che cos'è questo qui? Scusi? Lo attacco. Anche tu. Vai qui. Ok, è morto. Non so cosa fosse, ma mi ha dato tantissimo cibo. Va bene, è giunto il momento di andarsene da quest'isola. Ci sono troppi cadaveri per i miei gusti. Nostri, tra l'altro. Quindi andiamo tutti qua. Vai, spostiamoci tutti, piano piano. È femmina, ok. Tocca a lei, signorina, tocca a lei, mi scusi, eh. Con quello brutto tocca a lei. Io non vorrei dire, ma... ok, prossimo giorno lo prendiamo. È nostro. Tranquilli, lo prendiamo, è nostro. Lui che cos'è che ha? Infected by leech? Grom? Che cos'è il grom? Bleeding. Che cos'è il grom? Io non so cosa sia un grom, ragazzi. Nut. Io non ne ho idea. Berry brush? Ah, leak! Remove the parasite. Prima magari removiamo... ah, quindi qualcun altro deve farlo, ok. Arrivo, arrivo! Ce ne andiamo da quest'isola che è piena di morte. Poverino! Che schifo. Prego. Ho appena fatto un'azione orribile. No, aspetta, volevo lui. L'ho fatta spostare mentre... va bene. No, è morto! Però forse è di vecchiaia, perché lui era il figlio, il primo figlio. Quanto difficile è sto gioco, però. Che il cibo ce l'ho. L'ho visto, me ne sono accorta. Salve! Venga, si unisca alla nostra tribù di sfigati, perché effettivamente questo siamo. Stiamo malissimo, stiamo... Che carino, Rera! È una femmina. Credo. Ah no, i colori sono i tentativi, ragazzi. Cioè, sono i passaggi per turno. Non è la vecchiaia dell'animale. Vai, fate robe. Chi se ne frega se siete parenti. Non lo so, io non mi ricordo più. Io faccio. C'è un problema. Ah, ok, ora posso crearlo. Qualcuno che ha il turno? No? Domani create. Non... lo trovate a caso. Quindi si trovano a caso i bastoncini. Devo rompere l'erba a trovarli a caso. Fallo.
Si unisca, signore! Lo faccia! Quanto cibo ho preso? Ok, lei adesso, va bene. Ne avevo messo incinta un altro, sono abbastanza convinta. Quello lì! Madò, è dispersivissimo! Quindi è lui che deve tornare indietro, non questo qua. Questo qua sta andando in giro a inseminare cose. Va bene. Allora, piccoletto, ti devi levare da lì. Ok. Tu, disgraziato, che ti vai in giro a ingravidare la gente, vai via! Guarda questo. Oh mio Dio! Ma io non volevo che morisse, lo volevo mandare un po' lontano dalle donne, ma solo per dare un attimo di tregua alle donne, poverine. Può attaccare già questo qua, no, eh? Sto mandando a morire, vero? Vabbè, niente, è il ciclo della vita. È così. Che dolore! Non c'è più di cibo! È vivo! È vivo! Non posso attaccarlo? E niente! È già nato qua il piccolino? Non vedo. Sì? Nuduk! Signora, lei si deve avvicinare tantissimo e attaccare quella roba... È ancora vivo? Ma da quanto duro? Io non ho di cibo per nessuno, tra l'altro. Moriranno tutti. Hanno fame, però uno è morto, quello più anziano. Non ti posso dare cibo al momento, però. Che serve a me. Ok, quello anziano non so se è quello che ha preso più botte, tra l'altro. Quindi probabilmente è morto perché ha ricevuto troppi colpi. No, vieni qui, ma io non ti posso dare il cibo a te, serve a me. Ah no, aspetta, forse sì, però. Ehi? No? Ehi? Potevo anche farci... Cioè, questo qui è un disgraziato, sta andando in giro veramente a ingravidare gente a caso, eh. Cioè, con uno sconosciuto pure. Non si sa neanche se è uomo, donna o bambino e lui già era pronto a procreare. Bisogna mandare avanti la razza, abbiamo perso due individui, bisogna farlo, giustamente. Hanno freddo? Ah. Ah, stanno starnutendo! Dai, stavano starnutendo... Cuccioli loro. Questo no, perché va in giro a ingravidare gente. Però cuccioli. Ma dai, si stanno infettando tutti. Come li salute, come li guarisco? 9. Dai, è morta, porca paletta. E si è ammalato lui. Ma che palle, ma come hai vinto sta cosa? Lo tengo isolato, lo tengo lontanissimo. Tengo lontanissimo, basta. Mi spiace, non so come curarti. Tra l'altro mi ha starnutito un cadavere, palesemente. Scappa tantissimo. Piccolino, scappa anche tu. Che adesso lo accerchiamo, quel bruttone lì. No! Mi attacco all'influenza, vai, è fatta. Starnutiscigli addosso, fallo. No, beh, giustamente sono tutto malato, rotto, distrutto, morirò prestissimo. Anch'io non mi sta... porca paletta, chi lo uccide? Chi lo uccide? E niente, io volevo chiudere con un branco bello grosso, invece chiuderò con la morte e l'estinzione del mio branco. Non sono riuscita a costruire il mio branco, questo gioco è davvero, davvero tanto difficile, ragazzi. Lo trovo interessante. Ripeto, non gli darei 20 euro neanche sotto tortura, però nonostante tutto non è male, perché devi gestire il tuo gruppo non solo sotto il lato di rifornimento cibo ed espansione proprio del gruppo, ma anche dalle intemperie, malattie, raffreddori, minacce esterne. Avete visto, mi ha ucciso un aggeggio che non so cosa fosse. Non so come gli utenti di Steam diano un voto così alto. Se andate a vedere le votazioni di Steam, questo gioco ha tipo consigliatissimo, un gioco bellissimo, non lo trovo cosissimo. Però è interessante, ripeto, bisognerebbe forse giocarlo più approfonditamente per capire come è fatto, perché come avete visto ci sono alberi genealogici e schemi di genetica in cui probabilmente mettendo insieme, visto che ormai abbiamo parlato di cose molto naturali in questo gioco, l'imbarazzo proprio galoppava, probabilmente facendo copulare varie specie si può ottenere determinati esemplari. Sarebbe interessante da provare questa cosa, vedere se funziona veramente come funziona.
Ripeto, non è male. 20 euro no però. Mai. Mai. Io come sempre vi ricordo di farmi sapere sotto con un commento cosa ne pensate, lasciarmi un like al video e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.